Allora, sono qua con questa immagine qua. E dunque, in the Lewis analysis, the gear tooth is treated as a cantilever beam. Dunque, traducendo, io traduco così, nell'analisi di Lewis, che è circa del 1890, dunque tanti anni fa, the gear tooth is treated as a cantilever beam. Dunque, è trattata come una trave. The tangential component causes the bending moment about the base of a tooth. Dunque, la componente tangenziale creata dall'interazione tra le due ruote dentate, perché, come si dice, Lewis trascura la componente di compressione, causa, il momento flettente about the base of a tooth, cioè che ha come base, come bloccaggio, come sezione di interesse la base del dente, e cioè questa. Adesso il problema è trovare questa zona qui, no? Che è distante dalla componente tangenziale di H ed è larga T. Questo naturalmente B è la larghezza del dente, la parabola, sezione costante, sezione resistente costante, la tangente al diametro di base, al cerchio di base, ok. Dunque questo è il disegno. Abbiamo i punti B e C, ok, però non ci interessano. The Lewis equation is based on the following assumptions. E dunque l'equazione di Lewis si basa su queste semplificazioni. The effect of the radial component which induce compressive stress is neglected. Dunque è trascurato, trascura la componente di compressione. Questa qui. Ok, è come se non ci fosse per lui. It is assumed that the tangential component is uniformly distributed over the face width of a gear. This is possible when the gears are rigid and accurately machined. Ok, assume che la componente tangenziale è uniformemente distribuita lungo tutta la faccia, ok? Tutta la larghezza B della ruota dentata del dente. E dunque, naturalmente, questo si avvicina al vero quando le ruote dentate sono molto, dunque, materiale rigido e sono lavorate in modo preciso. The effect of stress concentration is neglected, dunque trascura l'effetto dei fattori di concentrazione di sforzo. It is assumed that at any time only one pair of teeth is in contact and takes the total load, dunque c'è solo un dente con un dente che è in contatto e prende tutto lo sforzo, tutto il carico, ok? Dunque solo un dente lavora in praticamente, perché one pair, uno con uno, almeno io traduco così. Ok, e dunque, ecco, questo io volevo fatto questo video perché questo qua è un'altra formula della Y, del fattore, dai coefficienti, noi chiamiamo coefficiente di Lewis, dunque Lewis form factor, dunque coefficiente di forma di Lewis, che mi dà che, ed è uguale, cioè in pratica dà lo stesso risultato, che è T2, dunque la base al quadrato diviso 6, per l'altezza diviso il modulo, per l'altezza diviso l'altezza diviso il modulo. Dunque in Excel semplicemente sarebbe, se abbiamo T su una cella sarebbe questa cella al quadrato, slash 6, slash H, cella H e slash il modulo. In questo modo mi dà la forma, mi dà il risultato del coefficiente di Lewis. Però bisogna schematizzarlo giusto questo problema, che adesso sto cercando di scoprire esattamente perché, dipende da come lo schematizzano, e poi questo coefficiente può variare se lo schematizzo in modo errato o diversamente.
Perché l'altra equazione è 2 per x diviso 3 diviso il modulo. Ok, 2, dunque 2x fratto 3m. Ok, ed è la arriva fuori la stessa quantità, cioè arriva fuori, nel senso il risultato è uguale. Ok, innanzitutto poi ricordarsi che è dimensionless quantity, dunque non ha un'unità di misura, è indipendente rispetto alla larghezza di questo qui, vabbè, indipendente. To size, bisognerebbe capire cosa intende, perché comunque io, cambiando il numero di denti, mi cambia come si può dire, mi cambia questa y. Certamente non cambia cambiando il modulo, ecco, lui intende quello lì, che non cambia. Dipende solo dal dente, dall'angolo di pressione fondamentalmente. E è in base solo al shape, dunque qui praticamente lui ci dice, guarda che è indipendente dal modulo e dipende dall'angolo di pressione. Shape, e naturalmente l'altra cosa da dire è che dipende anche dal numero dei denti della... perché varia anche variando il numero dei denti. Sì, poi varia anche, se possiamo dire, dall'addendum, anche l'addendum ce lo può far cambiare. Vabbè, se è standard o non standard, dunque anche quello lì. The analysis of bending stress in the gear tooth is done by Lewis equation, and vabbè. L'analisi degli sforzi causati dal momento flettente vabbè, è fatta dall'equazione di Lewis, che è stata fondamentalmente la primo studio di dimensionamento ufficiale di dimensionamento delle ruote dentate. Vabbè, spero di essere stato utile, di averlo tradotto bene. Ci vediamo alla prossima, arrivederci.